Buongiorno a tutti. Oggi innanzitutto provvederemo a completare, questo possiamo chiudere, innanzitutto provvediamo a completare, scusate, devo chiudere ancora qualche finestra. Innanzitutto provvediamo a completare la parte relativa al capitolo 2. Quindi al blocco 2 di slide, e qui avevamo visto sostanzialmente, avevamo cominciato a vedere se ricorderete che abbiamo visto tutta la parte relativa sostanzialmente al trattamento base delle immagini, quindi equalizzazione degli istogrammi, specifica degli istogrammi. E poi abbiamo terminato sostanzialmente con questo, e cioè con il filtraggio di tipo lineare, spaziale. Queste cose le avete anche già viste in laboratorio, ci mancano ancora alcune poche cose, niente di particolarmente complicato. Ecco, eravamo arrivati qua. Niente di particolarmente complicato che dobbiamo ancora vedere, che di fatto non erano presenti nel laboratorio. Allora, vedete qua, questo è un esempio di maschera di convoluzione. L'immagine ha una dimensione m per n, la maschera del filtro ha una dimensione m piccolo per n piccolo, e viene applicata questa maschera, viene applicata sull'immagine. E esattamente così come vedete qui sarà. Appunto, visto questo tipo di applicazione, aspettate che l'ho mandato tutto schermo, se no non si vede abbastanza. Ecco, vedete, supponendo che questa sia la maschera in questione, innanzitutto si prende l'immagine, questa è la maschera, dopodiché viene effettuato un padding, detto zero padding, in modo tale che anche quando la maschera è sui bordi dell'immagine non sia al di fuori dell'immagine. E poi viene applicata progressivamente, esattamente come abbiamo visto qui fare per la correlazione e per la convoluzione, che sono fondamentalmente la stessa cosa, a meno di questo segno che qui è più e qui è meno. Bene, quindi questo era il filtraggio, che di fatto è una sommatoria. Okay? Vi ricordo quindi che sostanzialmente, per esempio, quando ecco, vedete qui, questo è il risultato finale. Perché? Perché significa che, supponiamo per esempio che questa maschera abbia il 9 posizionato sull'1, ok? Quindi è stata traslata in modo tale da avere il 9 posizionato sull'1, quindi il 9 è qui, il 6 è qui, qui c'è il 3, qui c'è il 2, qui c'è l'1, 4, 5 e qui 7, 8, ok? Vi ricordo che il risultato del filtraggio è uguale sostanzialmente alla somma. Vedete, qui c'è sostanzialmente la somma di prodotti, quindi alla somma del prodotto del valore della maschera per il valore del pixel sottostante. Ora, in questo caso, questa maschera sarebbe piazzata qui, sarebbe centrata su questo pixel, ma 8 pixel su 9 sarebbero 0, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sarebbero tutti moltiplicati relativamente per 0, quindi su questo pixel verrebbero tutte somme 0, tranne questo 9 che verrebbe moltiplicato per 1, e quindi il risultato qui in questo pixel è un 9. Poi la maschera si sposta a destra di 1, il pixel centrato a questo punto diventa l'8, perché la maschera sarebbe piazzata per così, da cui vedete 9, 8, 7, eccetera, eccetera. Ok? Questa per la correlazione, questa per la convoluzione, in cui sostanzialmente la maschera viene ruotata. Questo quindi è il succo della faccenda. Da un punto di vista più teorico è importante notare come in fotografia, quindi in tutte le acquisizioni di immagini, per inciso anche l'occhio umano ovviamente, l'immagine che risulta al sensore è nient'altro se non la convoluzione dell'immagine originale, che per così dire è perfetta in quanto contiene tutte le frequenze spaziali presenti all'interno del sistema. Quindi la convoluzione di questa immagine perfetta con l'apertura della lente,
che sarebbe il diaframma. Ok? Abbiamo visto il diaframma, oggi lo rivedremo meglio. Quindi il diaframma altro non è se non il foro attraverso il quale passa la luce. Ora, se l'immagine originale è un punto molto piccolo, quindi diciamo che è una stella, di fatto la possiamo considerare una delta. Quindi se per esempio è un punto molto piccolo, per esempio un micron, il risultato è questo. Ok, quindi questa è una cosa molto importante perché significa sostanzialmente che noi non vediamo un punto, paradossalmente, noi vediamo un dischetto che non ha nulla a che vedere con la dimensione dell'oggetto che noi stiamo guardando, in quanto l'oggetto è troppo piccolo e quindi non viene rappresentato correttamente. E per la teoria ondulatoria della luce ne viene fuori un dischetto con attorno un anellino, un secondo anello, vedete qui sì, forse, spero che riusciate a vedere, si intravede appena un secondo anello, poi ce n'è anche un terzo, in teoria sono infiniti naturalmente, e questa è l'immagine a fuoco. Questi anelli sono sostanzialmente dovuti al fatto che le frequenze che possono passare ovviamente vengono filtrate. Se questo nel fuoco, se io invece sfoco l'immagine, otterrò un'immagine di questo tipo. Vedete che gli anelli, questi si chiamano anelli di Airy e questo si chiama disco di Airy. Quindi gli anelli di Airy sono scritto IRY, che era un astronomo reale che per primo individuò con chiarezza questo tipo di problematica. Ora, in questo caso la maschera è sfocata, ok? E quindi essendo sfocata, vedete che assume questa connotazione particolare. Questo in fotografia è chiamato bokeh, ma questo è un altro discorso. Questa è la point spread function, PSF, cioè la risposta all'impulso, come abbiamo detto in passato. E ed è la PSF di un sistema ottico, in questo caso un telescopio con una focale di 2,5 m, un diametro di 120 mm, che è lo stesso che era stato usato per scattare le foto in precedenza. E l'input, cioè l'ingresso, era una stella artificiale con un diametro di 35 micron piazzata a più di 15 metri. Quindi è talmente distante, talmente piccola che non è assolutamente visibile dal telescopio. E quindi viene visualizzata in questo modo semplificato. Dal punto di vista della dimensione fisica, vedete in questo caso, con questo obiettivo e tutto insomma come in questo caso, questa immagine è larga 112,5 micron, il core, cioè questa parte qui, il dischetto centrale di 22,5 micron, la lente è un F20, perché se voi ci fate il caso, fate il calcolo, viene fuori 2500 diviso 120, più o meno F20, vista attraverso un CCD che ha un pixel da 3,75 micron. Qui questo ovviamente non si vede perché qui è interpolato per dare un'immagine più bella. Okay? Quindi questa appunto è la convoluzione di una delta che sarebbe il punto infinitamente sottile con il filtro passabasso costituito dal telescopio. È ovvio che è un filtro passabasso perché in natura qualsiasi sistema ha un filtro passabasso. Per esempio un telescopio, io posso anche comprarmi il telescopio più grande del mondo, posso andare anche a prendere il telescopio più grande che hanno gli astronomi professionisti, ma pur sempre avrà un limite, anche se avesse 30 metri, e notare che non dico per scherzo perché il telescopio più grande in costruzione è proprio da 30 metri di diametro. Bene, allora stavamo dicendo, quindi se io voglio applicare una maschera di questo tipo, nessuno mi vieta di utilizzare maschere per così dire a piacere. L'unica cosa, questo l'avete già visto in laboratorio, devo far sì che vi sia conservazione dell'energia. Quindi sostanzialmente, siccome io in questa operazione provvedo a mettere all'interno di questo pixel la somma dei prodotti, vedete la somma dei prodotti,
E il problema è che la somma dei prodotti è complessivamente maggiore dell'originale. E quindi se è maggiore dell'originale, io aggiungo energia. Cosa vuol dire aggiungere energia? In questo caso la fotografia mi viene sovraesposta e a un certo punto satura, per cui non ho più valore, non ho più visibilità corretta. Allora, qual è la soluzione? Normalizzare. In questo caso il totale fa 9, quindi 1 diviso 9, qua il totale fa 3, 4, 8, 12, 14, 16, quindi io faccio diviso 16. Okay? In questo modo la quantità di luce, cioè di energia, è conservata. Ora, questo è un esempio, ovviamente, perché fatto così? Questo è sostanzialmente un filtro che fa la media, no? Smoothing filter, e quindi sostanzialmente effettua la media perché va a prendere il contributo di pixel vicini al pixel considerato e li somma e li media. In questo modo il risultato ovviamente è un'immagine più smussata perché è un filtro sostanzialmente passabasso. Anche questo è un filtro passabasso, però dà un maggiore rilievo al centro. Okay? Ecco, per esempio, se noi usiamo una maschera di smoothing con una di tipo quadrato, di dimensioni 3, 5, 9, 15 e financo 35 pixel, ovviamente man mano che io aumento la dimensione della matrice che utilizzo per effettuare la convoluzione, tanto più aumenta il potere, diciamo, di smoothing di questo filtro. E in effetti qua si vede bene perché questa è l'immagine originaria e poi via via io applico, vedete, dei filtri di tipo diverso e appunto con maschere che vanno da 3 fino a 35. Quando io arrivo alla maschera 35, vedete che l'immagine è stata estremamente ammorbidita, ok? Ha perso i dettagli. Okay? Voi capite che questo tipo di filtro sembra fatto apposta e in effetti lo viene utilizzato per smussare i dettagli, perché in certi casi è molto utile. Esempio, vedete, questa è un'immagine molto 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 famosa perché è sostanzialmente un'immagine particolarissima del cielo profondo scattata da Space Hubble, dallo Space Telescope Hubble. Il telescopio spaziale, penso che l'avrete già vista da qualche parte in televisione o sui giornali. Questa immagine è famosissima perché è stata scattata in una zona di cielo dove sostanzialmente non ci sono stelle, quindi lontana dal piano galattico, e vedete che ci sono però un sacco di cose qua. Ecco, l'unica stella è questa, vedete? Tra l'altro è una stella incredibilmente debole che a occhio nudo naturalmente non si vedrebbe, ma non si vedrebbe neanche con un telescopio normale, ci vuole un telescopio molto raffinato. Tutti gli altri punti che voi vedete sono tutte galassie. Ok? Quindi questo significa in sostanza che se noi usciamo dalla nostra galassia, il cielo è pieno di galassie, ecco, anziché essere pieno di stelle, come nel film Odissea nello spazio. Ebbene, come faccio a contare le galassie? Ok? Notate che per essere precisi, qua noi contiamo anche questa stella che in effetti non è una galassia, ma comunque non stiamo a fare troppi pignoli. Cosa faccio? Posso passare una maschera di filtraggio 15x15, ovvio che la dimensione del filtraggio è quella che mi permette di smussare di più o di meno. È chiaro che se io metto, vedete qua per esempio, vedete che qui c'è una galassia, poi qui queste sono tutte galassie dalla prima all'ultima, non sono mai stelle. Quindi significa che queste e queste devono essere ben differenziate. Ebbene, passando questo filtro, queste e queste non sono più differenziate. E se poi dopo voi utilizzate questo sistema per fare un thresholding e per contare le galassie, vedete che purtroppo, tanto per cominciare, questa galassia è per così dire accompagnata dalla stellina. E vabbè, pazienza. Tutte le altre galassie sono quelle più grandi. Le galassie più piccole con questo sistema non sono calcolate. Ok? Se voi voleste, per esempio, calcolare in modo più efficace il numero di galassie che c'è qui dentro, beh, si potrebbe fare un'altra cosa, si potrebbe fare un thresholding direttamente sull'immagine originaria e poi andare a fare una scansione, raster scan, e tutte le volte che finite in un pixel
utilizzare un algoritmo di fill che a partire da quel pixel si allarga finché non trova il nero attorno. Okay? Questo però potrebbe creare problemi in casi particolari, per esempio galassie particolarmente anomale. Vedete che qui ci sono, questo si chiama galassia barrata, ci sono galassie di tutti i tipi. Okay? Ora, come si potrebbe fare per risolvere una cosa del genere? Si potrebbero usare gli operatori morfologici che vedremo più avanti, che servono sostanzialmente a cambiare un pochettino la forma diciamo, a modificare i contorni, eroderli o eventualmente incrementarli, in modo tale da evitare, ad esempio, questi effetti qua. Perché qua, chiaramente, questa è una galassia, questa è un'altra, però se io qui li calcolo facendo il filling, questo è un blocco unico, perché è come se fosse un blob unico. Altro esempio di filtro, questo però è un filtro non lineare, vedete, questi sono filtri lineari, questo è un filtro non lineare. Cosa significa non lineare? Ebbene, questo è il cosiddetto filtro mediano, che è un filtro anch'esso molto famoso e molto usato, e questo filtro sostanzialmente va a calcolare all'interno della maschera che voi applicate la mediana. Che cos'è la mediana? È quel valore che suddivide in due parti, la metà più alta dalla metà più bassa. Notate che non è la media, perché se io ho per esempio una distribuzione molto anomala, faccio un esempio, io ho tantissimi valori che vanno da 0 a 100 e poi ho un valore che mi fa 10.000, una cosa del genere. Okay. Se io calcolo la media, quei valori si sommeranno tutti e il 10.000 si sommerà pure lui, ovviamente, e poi facendo la divisione, il 10.000 sposterà la media abbastanza in alto, ovviamente, perché è vero che è uno solo, però è tantissimo, molto di più degli altri, quindi conta come tanti degli altri. Invece la mediana dice, supponiamo che ci siano 50 valori tra 0 e 100 e 1 su 10.000, quell'1 su 10.000 conta come 1. Quindi questo significa che al più mi sposta verso destra diciamo, la mia mediana di 1, che è il posto di 10.000. Quindi questo ha il grosso vantaggio di poter essere usato quando ci sono dei fenomeni di rumore nell'immagine. In particolar modo, vedete, queste sono immagini fatte eseguite ai raggi X per fare dei controlli di funzionamento di circuiti e sono corrotte da quello che è chiamato rumore di tipo sale pepe, è appunto un po' come se uno spargesse del sale o del pepe sulla piastra, sulla borda. Okay? Ora questo rumore si chiama sale pepe perché è distribuito ovviamente con una distribuzione casuale, tipicamente di Poisson, ed è dovuta ovviamente alle varie interferenze ottenute nel processo di generazione dell'immagine a raggi X. Ebbene, per capire, per migliorare l'immagine, si può utilizzare, come in questo caso, diciamo un filtro che calcola la media, averaging mask, cioè come questo. Oppure un filtro mediano. Vedete che il risultato con la stessa dimensione di filtro che calcola la media e filtro mediano va notevolmente a vantaggio del filtro mediano. Questo è proprio a causa del tipo di rumore che c'è. Okay? Quindi funziona molto bene per alcune immagini. E esistono, come potete facilmente immaginare, anche filtri che calcolano al massimo, al minimo e anche la media, insomma, per calcolare tutta una serie di cose. Bene, abbiamo anche altri filtri. Come potete immaginare, noi abbiamo visto un filtro che, per così dire, produce uno smorzamento dei dettagli, però possiamo anche realizzare dei filtri che invece accentuino i dettagli. E quindi sono diciamo filtri spaziali per aumento del contrasto e voi capite che se io voglio aumentare il contrasto devo sostanzialmente rinforzare, devo diciamo dare più enfasi ai bordi e per dare enfasi ai bordi la cosa migliore è andare a guardare la derivata.
Per esempio, come la calcolo la mia derivata? Immaginiamo di fare una scanline, cioè di muoversi lungo un percorso, lungo l'immagine, in questo caso un percorso orizzontale, ma in linea teorica mi potrei anche muovere in diagonale, no? Non è vietato. E questo è il mio profilo. Quindi vedete che io parto da un certo valore, poi scendo, e poi qui c'è un gradino improvviso, eccetera, eccetera. Voi capite che la derivata qua è significativamente maggiore della derivata qua. Inoltre, questa è una derivata positiva, questa è una derivata negativa. Ok? Ebbene, se voi calcolate quindi la derivata, naturalmente c'è la prima derivata, ma c'è anche la seconda derivata se volete, no? In teoria avete n derivate. E in questo caso vedete che questa è la prima derivata prima e questa è la derivata seconda, perché ovviamente nel momento in cui io sono qui, siccome non c'è una variazione della variazione di velocità, la derivata seconda è nulla. Ebbene, allora in sostanza io cosa posso fare? Potrei voler cercare di utilizzare un qualche filtro che mi vada a calcolare ed esaltare queste derivate. Quindi come posso fare? Beh, posso fare una cosa di questo tipo. Vedete che io posso esaltare in qualche maniera, posso rinforzare certe zone dell'immagine e questo tipo di effetto è molto efficace. Per esempio, vedete, qui noi abbiamo l'immagine della Luna e vedete cosa succede? Succede che se io applico questo Laplaciano, vedete, derivata da parziale, sono le derivate parziali seconde, e vedete che mi estrae con estrema intensità il bordo, ok? Me lo esalta. Naturalmente questo rovina la qualità dell'immagine dal punto di vista estetico, però questo è un altro problema. E quindi questo significa che io, effettuando una qualche tipo di sogliatura, vedete quindi, questa è l'immagine blurred, ok? Poi questa è l'Aplaciano, senza scalatura, poi il Laplaciano riscalato. Infine l'immagine utilizzando la maschera nella figura 337A, che è sostanzialmente questa qua. Okay? E questa con la maschera nella 337B, che è questa qui. Okay? Qua non si vede tanto i dettagli, però, non si vedono tanto i dettagli, però questa sembra decisamente più nitida. Attenzione, sembra, perché naturalmente questa l'immagine è sempre la stessa e qualsiasi, ricordatevi sempre che qualsiasi tipo di trattamento dell'immagine non può costruire nuovi dettagli, però può esaltare i dettagli presenti e renderli più visibili alla persona che li osserva o anche eventualmente più facili da individuare ad un algoritmo automatico. Qui noi ci occupiamo naturalmente di algoritmi automatici, ma non solo perché vi ricordo che moltissimi sistemi di visione in realtà servono per migliorare l'immagine per l'occhio umano, in quanto ci sono molti sistemi che si basano sull'occhio umano, in quanto altrimenti vorrebbe dire che noi semplicemente non ci siamo più a fare tutte le macchine e che magari un giorno capiterà, però al momento no, non è ancora così. Quindi per ottenere l'immagine finale vedete che qui c'è scritto che l'Aplaciano, cioè questo o questo, a seconda che venga scalato oppure o no, viene aggiunto. Ok? Aggiunto oppure sottratto all'immagine. In questo modo si ottiene questo effetto. Se voi confrontate per esempio questo con questo, vedete che questa immagine, questo se non sbaglio è il Mare Crisium, quindi qua significa che questa immagine è girata al contrario, quindi il nord è qua. E comunque insomma non importa. Ok? Bene, vediamo ancora l'Unshark Mask. L'Unshark Mask è un tipo di filtro che è estremamente comune. Lo trovate un po' dappertutto, non solo, lo vedremo meglio quando arriveremo a visualizzare meglio le caratteristiche delle immagini. E scopriremo qualcosa che tutto sommato è abbastanza ovvio, e cioè che tutte le macchine fotografiche, diciamo, tranne quelle più professionali,
per esempio soprattutto i cellulari, restituiscono immagini che sono già state filtrate. Questa filtratura serve a accentuarle, ad esaltare queste immagini in modo tale che siano più belle a vedersi. Quindi se voi per esempio scattate una fotografia con un cellulare, ottenete dei file di tipo JPEG e questi file di tipo JPEG sono solitamente molto belli da vedersi sul display del cellulare. Se poi voi li trasferite sul computer e li guardate col computer, scoprirete che in realtà non sono così belli, non sono così ricchi di dettaglio, perché sul cellulare i dettagli non si vedono tanto bene perché naturalmente lo schermo del cellulare è abbastanza piccolo e quindi diventa tutto più nitido. Grazie alla Sharp Mask si ottiene una visualizzazione ancora più intensa. Ora, questo tipo di filtro in realtà nasce da tecniche di camera oscura che venivano usate per esempio per esaltare il contrasto nelle diapositive. Quindi se voi volevate aumentare il contrasto di una diapositiva, facevate questo tipo di approccio. Prendevate il positivo, ricordo che la diapositiva era un positivo perché aveva i colori giusti, corretti. Okay? Poi ne scattavate una foto a contatto, quindi applicavate una pellicola negativa sulla positiva, la scattavate a contatto, in realtà non proprio a contatto, lievemente distaccata, in questo modo veniva lievemente sfocata, e a questo punto voi sovrapponevate il positivo e il negativo un pochino sfocato. E si otteneva l'immagine evidenziata. Vedete, questo è il succo della faccenda. Questa è l'immagine originale. Vedete questo gradino con i margini molto netti. Naturalmente voi capite che questo è un punto angoloso, quindi nella realtà un punto angoloso non può esistere. Comunque, l'immagine blurred viene, vedete, con questi passaggi smussati. Se a questo punto voi andate a... scusate. Quindi questa sostanzialmente è la maschera sfocata, che è sostanzialmente questo meno questo. E a questo punto, se abbiamo la nostra maschera sfocata e l'aggiungiamo al segnale originale, viene fuori una cosa del genere. Questa è la formulazione un po' più matematica, dove vedete F con il trattino e la versione sfocata, che anticamente su pellicola veniva appunto ottenuta effettuando una riproduzione con un negativo sfocato, effettuando la riproduzione col negativo non perfettamente a contatto. In questo modo veniva un pochino sfocato. Questa cosa, vedete, questa è sostanzialmente la linea del profilo e se ci pensate questa è una cosa del tutto ragionevole. Avrete visto sicuramente nei disegni, nei dipinti, ma anche nei disegni in generale, che soprattutto quelli a carboncino, perché il problema è che i disegni a carboncino hanno pochi toni di grigio, perché in effetti voi partite dal bianco, il carboncino non è particolarmente nero, quindi il contrasto non è così violento, quindi la dinamica è scarsa. Quindi per aumentare l'efficacia del disegno, diciamo, i disegnatori di solito realizzano questo, cioè realizzano un piccolo picco di un qualche tipo. Ora, questa cosa che appunto sembra una cosa un po' strana, funziona molto bene e probabilmente qualcuno di voi avrà visto in passato una trasmissione televisiva molto interessante che è Art Attack e se vi ricordate, magari se l'avete vista, vi ricorderete che l'ultimo passaggio, quando venivano fatti i disegni, il disegnatore, il conduttore del programma, l'ultimo passaggio del disegno era ripassare il disegno con una penna nera, un pennarello nero, perché se ci pensate, il pennarello nero andava proprio a evidenziare questo e questo, e in effetti, guardato poi da una certa distanza, quindi la distanza normale di visione, il disegno ripassato con il pennarello era incredibilmente più nitido proprio per questo motivo. Ecco, vedete qui abbiamo un esempio. Quindi questa è l'immagine originale, questa è sfocata, vedete si vede che è meno nitida. Quindi questa è la sottrazione, quindi la maschera sfocata, la cosiddetta maschera sfocata. E quindi questo è la
la somma di questo più questo e viene fuori questo, che in effetti se voi confrontate questo con questo è un pochino migliore. Si può volendo usare anche questo high boost filtering che è una cosa un pochino diversa, nel senso che è questo con una amplificazione di un qualche tipo, okay, dove ha, potete decidere quanto vale a seconda di quello che voi volete. E qui sulla destra, vi ricordo che naturalmente la Shark Mask è disponibile su tutti i programmi di fotoritocco, naturalmente anche sul GIMP voi l'avete usato. E, queste, qui c'è la descrizione per il Photoshop di cosa vogliono dire questi parametri, cioè i parametri che vengono usati all'interno del Photoshop per la Shark Mask. In particolar modo ce ne sono tre, stessa cosa dentro al GIMP, dentro al GIMP, il primo è la mount, cioè di quanto il contrasto deve essere incrementato. Poi c'è il raggio, cioè quanto grande è l'area dei pixel modificati attorno al pixel di partenza. Perché naturalmente io posso andare a vedere questo effetto, vedete questo effetto qua, io lo posso fare su un'area intorno al centro, più grande o meno grande. Quindi diciamo quanto è grande l'area che influenza l'aumento di contrasto. Ma esiste anche Threshold che dice qual è la minima differenza tra i pixel per applicare il filtro. Quindi 0 significa che non importa se anche sono uguali, si applica lo stesso il filtro, altrimenti bisogna mettere un valore più grande. Perché un valore? Normalmente il valore dovrebbe essere 0, perché non si mette a volte 0, ma si mette un valore maggiore di 0, perché altrimenti si rischia di esaltare il rumore. Infatti normalmente se voi tenete conto che la Shark Mask è una tecnica che è assolutamente obbligatoria se voi volete riprodurre una fotografia. È proprio assolutamente obbligatoria. Cioè, se voi volete stampare una fotografia che avete scattato e la volete stampare su carta fotografica, perché volete appunto appenderla al muro, non so, prima di mandarla in stampa, sia con una stampante normalissima a getto d'inchiostro, sia con carta fotografica, quindi con procedimenti chimici, dovete applicare una passata di Unshark Mask. Ora, quanto Unshark Mask applicare dipende da un sacco di parametri. Dipende, per esempio, se l'immagine che voi avete è un'immagine che, per esempio, avete scansionato. Un tempo le fotografie venivano scansionate dalla pellicola. In tal caso, essendo scansionate, il loro MTF non era eccezionale e quindi era bene non esagerare con il threshold, cioè se mettevate 0 veniva male. Okay? Invece, per esempio, oggi la maggior parte delle fotografie, per non dire tutte, sono ottenute scattando immagini digitali. E allora, magari facendo eccezione con quelle da cellulare, che non sono solitamente di grande qualità, anche se non è detto, gli ultimi cellulari hanno ottima qualità, ebbene, se scattate con una macchina fotografica reflex o magari mirrorless di alta qualità, l'immagine è di solito di altissima qualità, è ben a fuoco e in questo caso il threshold vi conviene metterlo a zero e l'Unshark Mask che l'immagine può sopportare è tipicamente maggiore. La quantità di Unshark Mask dipende dai gusti e dipende dal risultato finale perché naturalmente se voi esagerate con l'Unshark Mask date un effetto sgradevole all'immagine stampata. Però vi ripeto che è indispensabile. Ora uno potrebbe chiedersi perché, nel senso che tutti i tipografi lo fanno. Uno potrebbe chiedersi: ma perché è così indispensabile? Beh, per un motivo molto semplice. Immaginate per esempio una stampante a laser o a getto d'inchiostro. Come funziona? Prendiamo la getto d'inchiostro. Voi depositate una piccola goccia d'inchiostro. Tuttavia, questa goccia, quando colpisce la carta, soprattutto se la carta non è di altissima qualità, tende ad allargarsi perché viene assorbita dalle fibre della carta. Pertanto, allargandosi, l'MTF scende, naturalmente. E vi ricordo che l'uso della Shark Mask incrementa l'MTF, tant'è che se voi avete un'immagine presa per esempio da un cellulare e siccome il cellulare, come vi dicevo prima, applica in automatico della Shark Mask, l'MTF può risultare addirittura maggiore di 1. Naturalmente un MTF maggiore di 1 non ha senso, non ha senso fisico, perché vuol dire che il segnale in uscita è maggiore del segnale in ingresso, cosa che ovviamente non ha senso.
È come, non lo so, è come avere una resistenza negativa, ecco. Esiste, nel senso che un transistor è sostanzialmente una resistenza negativa, però normalmente le resistenze non esistono negative. E qui la stessa cosa, perché non esiste? Perché vorrebbe dire che genera energia. E quindi in questo caso voi potete, dosando opportunamente la Schur mask, mantenere la qualità dell'immagine originale per quanto una piccola parte di questa qualità sia andata perduta a causa dell'allargamento, diciamo, della distribuzione dell'inchiostro sulla carta. Ecco, vi avevo detto comunque che volendo si potevano anche fare le derivate, no? Abbiamo visto esplicitamente il caso delle derivate. Ebbene, come fare a fare la derivata con uno di questi filtri? Ebbene, questa è la derivata. Vedete? Qui è negativo, qui è minore di 0, qui è maggiore di 0. Qui è negativo, qui è positivo, quindi le due derivate saranno una esaltando i bordi verticali e una esaltando i bordi orizzontali. Okay? Si possono anche fare su base 2 per 2. Ora, questo sistema con questo filtro si riesce ad esaltare dei margini, per esempio un margine verticale. Perché viene esaltato? Un margine verticale perché quando il margine verticale passa qua in mezzo, questa differenza esalta i lati, ok? Quindi genera una differenza maggiore. Notate che qui complessivamente sono 3, 4 e qui sì, 4, e quindi complessivamente è corretto, okay? Perché altrimenti avremo di nuovo problemi di conservazione dell'energia. Ecco, cosa può servire per esempio un filtro che calcoli, che lavori sulla derivata prima, quindi sul gradiente? Questo è un classico esempio di computer vision, perché vi ricordo che gli algoritmi di computer vision si possono per così dire dividere tra quelli cosiddetti classici, che lavorano sfruttando algoritmi deterministici, cioè che eseguono sempre lo stesso tipo di calcolo. Questi sono i più usati in ambito industriale perché il tempo di esecuzione, per esempio, è deterministico. E ovviamente in ambito industriale è importantissimo conoscere quanto tempo ci vuole a fare una determinata operazione perché voi andate a impattare sul tempo necessario per eseguire certe operazioni sul nastro di trasporto, no? E questo tempo è chiamato tempo ciclo. E quindi voi non potete modificare il tempo ciclo perché altrimenti rallentereste la produzione. D'altro canto sono sempre più frequenti e cominciano a diffondersi algoritmi basati su tecniche che non, cosiddette non classiche, e queste tecniche sono per esempio le reti neurali o svariati altri sistemi di questo tipo. Purtroppo queste tecniche, pur essendo molto potenti, hanno il difetto di avere un tempo di esecuzione che non sempre è noto a priori. Nel senso che può variare leggermente, o anche molto, dipende, e questo appunto li rende impredicibili. Però, grazie al notevole aumento di potenza dei computer moderni, cominciano ad essere usati anche in ambito industriale. Beh, in questo caso però vi ricordo che in generale, soprattutto per ambito industriale, la scelta è sempre sull'algoritmo classico, perché si va sul sicuro. Quindi se voi riuscite con un algoritmo semplice e classico a ottenere il risultato, è chiaro che non è proprio il caso di andare a scomodare gli algoritmi più complicati. Se voi invece avete bisogno di fare riconoscimento dei segnali stradali, oppure riconoscimento di una persona, eccetera, eccetera, per la guida autonoma, ad esempio, è ovvio che avete bisogno di algoritmi più potenti e quindi dovete, per così dire, pagare con sistemi di calcolo più potenti e dovete anche pagare con il potenziale rischio di non farcela, mentre chiaramente in ambito industriale questo non è accettabile. Il calcolo va fatto, punto e basta, deve essere fatto in pochi millisecondi una volta per tutte, mentre invece purtroppo anche i sistemi di guida autonoma hanno dei margini di insuccesso, come purtroppo è stato già visto in passato e così continuerà perché il margine di insuccesso è intrinseco nell'algoritmo stesso, così come per esempio
si può avere un margine di insuccesso tranquillamente anche come persona, nel senso che anche noi ovviamente a volte sbagliamo a riconoscere. Ebbene, in questo caso, vedete, vedete qui l'idea era questo esempio che c'era sul libro, era questa una lente a contatto. Il problema evidentemente è che a volte vi sono dei margini danneggiati, quindi dei piccoli difetti. Chiaramente questi difetti non sono accettabili. Pensate se voi vi mettete sull'occhio una lente a contatto con questo difetto, rischiate di graffiare la cornea, ovviamente. Bene, come faccio a vedere questo difetto? Vedete, qui è bianco, qui è bianco, e questo, io voglio esaltare questo. Come faccio? Se uso un filtro che mi va a vedere la derivata, ebbene, cosa succederà? Succederà che questo filtro mi esalterà questa parte, poi io faccio una sfogliatura e questo è il risultato. Ora, il problema è che qui è molto evidente a occhio nudo, nel senso che se voi guardate l'immagine, non ci vuole molto a capire che qui c'è un difetto. Il problema vero a questo punto è, data questa immagine che esalta in modo fortissimo il difetto, e su questo non c'è alcun tipo di dubbio, si tratta di capire dov'è il difetto. E questo in effetti è un po' più complicato perché naturalmente io dovrei seguire il profilo. Questa è una cosa che in realtà so perché la lente a contatto quando viene in magazzino, quando viene testata, è sempre nella stessa posizione, quindi salvo piccole tolleranze so dov'è. E poi io dovrei andarmi per esempio a vedere lo spessore di questa linea. Okay? Potrei seguire la linea con qualche algoritmo e quando trovo per esempio un ispessimento, potrei decidere che quella è una cosa non accettabile, o un ispessimento oppure una modifica in generale di questo angolo, di questo, diciamo, anziché procedere in modo lineare lungo la tangente, quindi con delle imperfezioni. Si possono ovviamente anche utilizzare questi approcci su altre immagini, per esempio queste sono immagini mediche. Quindi per evidenziare l'effetto sul, per esempio, delle ossa. E vedete, sono immagini da General Electric Medical Systems, e quindi in questo caso, per esempio, evidenziando, applicando anche una trasformazione di quelle esponenziali, power law, quelle che abbiamo visto in passato per il gamma, alla fine si ottiene, se voi confrontate G e H, che sono sostanzialmente queste due qui, con A, che è questa, chiaramente l'immagine è più esaltata. Ok? Vi ricordo che in questo caso lo scopo è quello di esaltare al massimo le immagini per l'occhio umano. Qui, in questo caso, diciamo, chi usufruisce del sistema di visualizzazione è una persona, il medico, per esempio, che deve visualizzare il risultato finale. Bene. Scusate. Windows. Bene, allora, quindi questo abbiamo terminato. Per finire questo primo blocco, volevo farvi vedere un paio di cose sulle telecamere. Allora, noi abbiamo già visto la telecamera, abbiamo visto sostanzialmente una macchina fotografica, abbiamo visto come sostanzialmente cos'è il diaframma, cos'è l'obiettivo, eccetera, eccetera. Volevo però farvi vedere, beh, questo lo possiamo chiudere. Passiamo a questo. Ecco qui, eravamo arrivati qua. Però volevo farvi vedere un'altra cosa. Ecco qua. Allora, tanto per cominciare, la telecamera che vi ho fatto vedere la volta scorsa, adesso non la vedremo più perché è montata. Adesso qui vedete, questa è una webcam, è la webcam che uso normalmente per fare le visualizzazioni, ma in parallelo sullo stesso treppiede c'è anche la telecamera. Però per il momento volevo farvi vedere un'altra cosa, e cioè un'altra telecamera. Eccola qua.
che purtroppo si è rotta e quindi se non altro la usiamo come dimostratore. Ok? Allora, vedete che questa è una telecamera un po' diversa da quella che vi ho mostrato la volta scorsa, comunque è una telecamera USB 3, qui non c'è più perché quella è la parte rotta. Questo è GPIO, ok? General Purpose Input Output System. Aspettate che metto meglio a fuoco. Ecco qua. Vedete, vi ricordo che questi pin servono per esempio per effettuare il trigger, e il trigger è diciamo, l'operazione con cui io lancio la cattura del fotogramma. A livello industriale è importantissimo perché io per esempio potrei vincolare lo scatto del... Vedete che qua dovrebbero esserci anche dei numeri. Sì. Ovviamente io a livello industriale vincolo lo scatto a determinate posizioni sul nastro trasportatore e la cosa mi viene abbastanza facile. Poi vedete che questo è il LED di accensione, va bene. Poi queste erano le specifiche della telecamera. Beh, questo è l'inventario del Politecnico. Allora, se voi guardate qua, vedete che questo è il filtro. Ok, questa è una telecamera a colori, quindi questo è un filtro che è in grado di filtrare via, cioè di togliere tutto quello che c'è nell'UV e quello che c'è nell'infrarosso. Perché c'è questo filtro che peraltro si può smontare, se vi mettete lì togliete queste due vitine e togliete il filtro. Lo scopo principale di questo filtro è quello di evitare che, immagini, che diciamo che tutto quello che è nella lunghezza focale dell'ultravioletto o del rosso vada a fuoco, perché siccome gli obiettivi che vengono montati qua, vedete questo è l'attacco passo C, attacco cinepresa a tutti gli effetti, cinema. Perché gli obiettivi che vengono usati di solito non sono abbastanza corretti per l'aberrazione cromatica e quindi delle radiazioni ultraviolette o rosse andrebbero a fuoco male e genererebbero aberrazione cromatica. Però quello che volevo farvi vedere, siccome questa telecamera è rotta, l'ho smontata, vediamo se mi riesce di aprirla senza troppe difficoltà. Ecco qua, vedete che questo è... Guardate che capolavoro della tecnica. Vedete? Circuito stampato multiplo. Allora, vedete che... Vi metto meglio a fuoco. Qua, vedete? Qui c'è il CMOS, è un CMOS. Ok, non lo vediamo, ma lo possiamo immaginare da lì. E poi vedete che qui abbiamo tutta la circuiteria, vedete questo circuito stampato molto raffinato, vedete che io se voglio lo libero, vedete? Vedete tutti i componenti SMD estremamente piccoli, folded, si dice, cioè piegato. Questo è il connettore dell'USB 3, che come potete vedere è la parte che si è rotta e ha reso inutilizzabile l'intera telecamera. Interessante, eh? Bel giocattolo. Ora, questa telecamera di per sé è estremamente leggera. Pensate che questo tipo di telecamere qua, industriali, normalmente ha un peso intorno ai 4. Ecco. Normalmente questo tipo di telecamere industriali vengono appunto usate in ambito industriale, non solo, però principalmente, e ha questa telecamera ha un peso intorno ai 30 grammi. Obiettivo escluso naturalmente. Bene. Ok, allora direi che possiamo procedere con le slide che avevamo visto la volta scorsa.
Bene, allora, eravamo arrivati qua, questo è quello che avete visto in laboratorio, ho avuto modo di vedere che ha funzionato piuttosto bene nel complesso. Questo non l'avevamo ancora visto, anche se voi l'avete probabilmente visto in laboratorio, la shark mask, che è esattamente quello che abbiamo visto poco fa, che c'era nell'altro blocco di slide. La shark mask perché è riportato qua? Perché è una cosa che viene fatta in modo routinario. Quindi tutte le volte sistematicamente nelle macchine fotografiche. Ora la shark mask non può creare nuovi dettagli, però li può rendere più visibili, più facilmente visibili. Okay? Quindi con una telecamera, vedete questo sono un modello di telecamera della Point Grey, che è una ditta leader del settore, adesso non si chiama più Point Grey perché è stata acquistata. Ma questo comunque è un altro discorso, ma comunque non importa. Quindi con questa telecamera con un pixel da 3,75 micron, messi a circa 2,1 metri di distanza, quindi le linee non sono visibili a occhio nudo, e vedete, guardate qua, questa è una mira di test. Se voi scattate e guardate la fotografia, la stampate semplicemente così, adesso la mando a tutto schermo così si vede meglio. Vedete che qui è sostanzialmente invisibile. Questo, notate, è aliasing. È aliasing dovuto al fatto che io lo sto visualizzando su un display, quello del monitor, che ha una risoluzione che è insufficiente. Ora, se io vado a prendere questo, in verità, la vera fotografia, quindi non la sua rappresentazione sul monitor del computer a bassa risoluzione, e la ingrandisco adeguatamente, questo è il risultato. Vedete che si vedono le tre righine, perché qui sono tre righine costruite apposta per, ovviamente come mira per vedere i dettagli. Se io allargo, quindi faccio uno scale dell'immagine, vedete, faccio uno scale di tre volte, 3x3 in più, le mie righine si vedono sostanzialmente come prima, ok? Perché ovviamente vi ricordo che non ho aggiunto dettagli, al limite sto cercando di far vedere meglio i dettagli che ci sono. Dopo aver fatto questo enlargement, applico la shark mask e vedete che qui le righe sono diventate chiarissime. Naturalmente il problema è sempre lo stesso, vedete che anche qui questa riga è un pochino sfumata e anche qui è un pochino sfumata. Inoltre, applicando la shark mask, siccome vedete qui come parametro di threshold ho messo 0, questo significa che io esalto tramite la shark mask tutti i pixel che mi capitano a tiro, e questo significa che io esalto anche il rumore. E infatti vedete che qua c'è il rumore di fondo che qui non c'era o quasi, e qui praticamente non c'era proprio. Quindi il problema è che applicando la shark mask rischio di esaltare del rumore che non ci dovrebbe essere, naturalmente. Quindi questo significa che migliorare e incrementare i dettagli con la shark mask può mostrare meglio dettagli che già esistono, ma naturalmente non può inventarseli. La shark mask può incrementare i risultati dell'MTF. Vediamo se forse ne avevamo qua uno, qualcuno forse da far vedere. No, non era qua, forse era dopo. Vabbè, ci arriveremo. E comunque l'MTF di un'immagine trattata con la shark mask può arrivare, come vi dicevo, addirittura ad essere superiore a 1, cosa che naturalmente non ha senso fisico, perché le immagini devono essere per forza di cose, l'MTF deve essere per definizione normalizzato a 1 a frequenza 0 e poi deve scendere, non può aumentare, perché come dicevo prima vorrebbe dire mancata conservazione dell'energia. Ora, quasi quasi proverei a vedere a questo punto la telecamera in azione. Allora, facciamo così. Io adesso stacco la webcam perché non mi serve più. Ok. Metto di qua. Chiudo questo che non mi serve. Dopodiché collego invece la telecamera, che adesso voi qui non riuscite a vedere, ma è la stessa che vi avevo fatto vedere la volta scorsa. Dopodiché
Dopodiché io faccio partire il software di controllo della telecamera che non avevamo visto. Un attimo solo. Eccoci qua. Allora. Ora, giusto così per vostra curiosità, vediamo se, non so se si vedrà nel filmato, ma penso di sì. Vedete che qui c'è una sorta di onda che si propaga per così. Ok? Ora, a cosa è dovuto? Non c'entra niente con, naturalmente, con i problemi che stiamo vedendo noi adesso, però ciò non toglie che c'è un ondeggiamento lì. A cosa è dovuto? Beh, è sera, l'illuminazione che c'è qua, vedete che io sto guardando lo stesso punto perché la telecamera era è montata praticamente assieme vicino però vediamo un pochino, inquadra un campo molto più piccolo, vedete, enormemente più piccolo della webcam. Ebbene, questo ondeggiamento è dovuto al fatto che la luce è fornita da una lampada da tavolo che ho qui, e questa lampada da tavolo ovviamente è alimentata con la corrente col 220, anzi il 230, 50, 50 Hz. Ora, perché c'è questo ondeggiamento che è un battimento? Dipenderà dal tempo di posa. Perché c'è il battimento? Il battimento c'è tanto più quanto più il tempo di posa è vicino ad essere il valore oppure un multiplo della frequenza. Vedete, qui siamo a 33 millisecondi, proviamo a modificarlo. Eccolo qua. Allora, vi ricordo che qui sono 50 Hz. Allora, facciamo così. Ecco qua. Vedete, è proprio una pura curiosità, eh? Vedete che aumenta ulteriormente il battimento. Perché? Perché il tempo di posa della macchina fotografica è abbastanza rapido da vedere le differenze. Ok? Quindi se io per esempio assurdo per assurdo qua faccio così, metto il guadagno al massimo e poi mi sposto tantissimo qua e non posso perché non c'è abbastanza luce, però vedete, riesco proprio a vedere, comunque non importa. In ogni caso, vedete che noi qui abbiamo, per esempio, qui prendiamo un oggetto, mettiamo qui un oggetto, anzi, facciamo una cosa migliore, mettiamo proprio un oggetto che abbia un senso. Allora, tanto per cominciare, io qui devo andare a cambiare la risoluzione del sistema perché... Vedete che adesso lì è montato, è messo in Full HD, ma lui è in grado di fare ben di più. Eccolo qua, ecco qui. Ok, benissimo. Vedete questo effetto modello gelatina? Vedete? Vedete? A cosa è dovuto questo? Questo è dovuto all'otturatore presente sulla tele, vedete? Sembra che sia fatta di gelatina questo è un effetto chiamato rolling shutter. L'avrete probabilmente visto anche voi, c'è soprattutto sui sensori con pixel molto piccoli, nei quali non è possibile mettere la circuiteria per effettuare il cosiddetto global shutter, ne parleremo più avanti nel corso, è divertente. Qui non ha un grande, non è un, ovviamente non è una problematica significativa, ma provate con un telefono cellulare a scattare una fotografia a un elicottero in movimento e le pale risulteranno piegate, esattamente come è piegato questo, vedete? Bene, comunque a parte gli scherzi. Allora, questa l'abbiamo già vista la volta scorsa, è la mira di Siemens, stella di Siemens. Perché ve la voglio far vedere nuovamente. Aspettate che la devo centrare, ecco qua, così. Sposto un po' la lampada da tavolo,
Eccolo qua, ci siamo. Ok, deve esserci finito un po' di polvere sopra. No, boh, vabbè, non importa. Ok, allora, guardate qua. Vedete? Ingrandiamo tantissimo. Vedete, se vi ricordate, il concetto di sfera di Siemens era proprio che arrivavate fino a un centro. Okay. Adesso qui vediamo se riesco a mettere a fuoco un po' meglio. Ecco, più di così non si riesce a fare. Ora, se ci fate caso, l'immagine è un po'... Vedete? Presenta del rumore. Ok? Perché presenta del rumore? Cerchiamo di toglierlo questo rumore, così vediamo anche quello che dovevamo vedere prima. Allora, guardiamo bene il pannello di comando di questo tipo di telecamera, che cosa prevede. Allora, se vi ricordate, io vi ho detto che, così come capita in una macchina fotografica, anche qui noi abbiamo sostanzialmente il diaframma e il tempo di posa, basta. Ok? Sono gli unici due parametri importanti. Però qua, se noi guardiamo, ce ne sono a caratate, perché vabbè, a parte le informazioni, vabbè, queste sono cose, ecco, qui c'è l'esposizione, no? Quindi questo è il tempo di posa, vedete? Se io aumento, poi questo lo lasciamo lo stare, questo è il frame rate, perché naturalmente questa è una telecamera, non è una sola macchina fotografica. Poi immagine, questo è il guadagno. Vedete, io lo posso mettere su auto, oppure meglio ancora, lo porto a zero. Quindi vi ricordo che il guadagno è l'equivalente della sensibilità delle macchine fotografiche, però mentre nella pellicola la sensibilità andava a incidere sulla dimensione dei grani, dei granuli d'argento, e qui la sensibilità è, come effettivamente anche nelle macchine fotografiche digitali, semplicemente il guadagno dell'amplificatore che viene utilizzato prima di trasformare i fotoelettroni, che sono una corrente, in un valore digitale. Quindi, se noi vogliamo ridurre al massimo, cioè migliorare al meglio, al massimo, il rapporto segnale-rumore, dobbiamo mettere il guadagno a zero. Poi queste sono cose che ci interessano relativamente poco, questo è il gamma. Size, vedete, io ho scelto la risoluzione massima, ma ne ha moltissime altre, per assurdo anche VGA. Queste sono le dimensioni, perché se io voglio posso anche realizzare delle regioni di interesse. Per esempio, io potrei fare una cosa del genere. Ok, centrarlo, centrarlo, eccolo qua. Vedete che la mia immagine è diventata molto più piccola. Ok? Posso anche ridurlo ulteriormente. Eccolo qua, centrato. Vedete che la mia immagine è talmente piccola che devo ricentrare l'oggetto con grande precisione. Eccolo qui. Okay. A cosa mi serve una cosa del genere? È perché se io voglio, vado qua, vediamo un po' dov'è che è, qua, vedete? Vedete, camera peak bandwidth 144 MB al secondo, camera edge 28,2, sensore 144 megapixel al secondo. Allora, se io disabilito questo, aspettate. Ecco, vedete, però questo non mi ha cambiato la situazione. Se io adesso faccio così e poi faccio così, devo ovviamente trasmettere tutta l'immagine, e quindi vedete che, vedete, camera average bandwidth, vedete che è aumentata molto. Siamo passati a 121,6. Quindi io adesso la riporto giù, perché volevo appunto fare
questi piccoli esperimenti. Aoista per area of interest. Ok? E se adesso io vado di nuovo su camera, vedete che il bandwidth è scesa molto, cosa molto importante. Perché vi ricordo che naturalmente qui abbiamo un USB 3 che ha la sua banda, niente male, tutt'altro che male, ma comunque limitata. Poi qui c'è il bilanciamento del bianco. Vedete che qui questo oggetto è bianco, nel senso che è appoggiato su un foglio di carta bianca. Quindi se io posso, vedete, ho varie possibilità, posso fare manuale e quindi vado a toccarlo come voglio, posso fare auto Kelvin, ok, auto grade world, che forse dovrebbe essere quello che funziona meglio in questo caso. In generale posso renderlo manuale, però vedete che c'è ancora, quindi abbiamo visto info, camera, image, quindi il guadagno. Quindi questo è uno dei parametri che però, come vi ho detto già più volte, non è un parametro importante, nel senso che certo è un parametro importante, ma non è il parametro fondamentale. Questo è il gamma, queste sono cose relative ai guadagni del colore, se voglio posso, vedete se io faccio manual. Aspettate perché. Che devo riuscire a. Vabbè, non riesco a fare quello che volevo, ma pazienza. Eccolo qua. Vedete? Allora, tenete conto che io qui sto adoperando una lampadina a LED, che è una torcia da tavolo, che avrà, boh, una temperatura colore di, penso, ma facciamo di più di 6.000 gradi Kelvin, perché è una lampada LED ovviamente. Sto semplicemente facendo le prove naturalmente. Size, abbiamo visto come selezionare la region of interest. Posso anche usare il binning o il subsampling. Che cos'è il binning? Il binning è quando io uso, anziché un pixel per un pixel, uso per esempio 4 pixel per farne uno, perché dovrei fare, vedete, per esempio horizontal. Vedete 1, 2, 4, perché oppure vertical, io potrei anche fare appunto dei pixel rettangolari. Per quale motivo dovrei fare una cosa del genere? Perché se io faccio una cosa del genere aumento la dimensione del pixel e quindi aumento molto la resa del mio sensore. Ok? Ovviamente pago questa maggiore resa in termini di segnale rumore, la pago come risoluzione, perché naturalmente la coperta è sempre lì. Poi formato. Vedete qui io sto andando 52 megabyte al secondo perché c'è la UI, quindi c'è la region of interest, area of interest come preferite. Vedete che io per esempio potrei metterlo in RAW, ok? Per esempio RAW a 12 bit, ok? Allora facciamo una cosa, mostriamolo in azione questa cosa. Ecco, però dobbiamo sistemare una cosa, non siamo a posto con l'illuminazione, quindi allora facciamo una cosa così, mettiamolo a posto così, andiamo a sistemare l'illuminazione. Ah, come facciamo a sistemare correttamente l'illuminazione? Ci serve questo, cioè l'istogramma. Vedete, l'istogramma viene visualizzato in tempo reale e quindi io vado a modificare l'esposizione. Finché il mio istogramma, se vi ricordate, io vi ho detto attenzione che l'istogramma deve andare verso destra, non troppo ma verso destra. Qui tra l'altro è un po' disallineato perché, come vi dicevo, dipende dal tipo di illuminante. Se fosse un illuminante ben regolato, ma questa è una lampada LED e quindi fa un po' quello che può. Quindi vedete, a me interessa principalmente il verde. Vedete qui il picco, il doppio picco, questo è tipico dei LED. Allora, io potrei fare una cosa, vedete, il blu qua e gli altri, e se io potrei fare una cosa del genere, aumento leggermente, vedete che qui mi va da 0 a 255, va bene, ma io vorrei fare qualcos'altro, vorrei, vedete, vado qui, anziché andare su 8 bit, mi piacerebbe andare su 12 bit. Vedete che qui mi è cambiato, adesso è da 0 a 4095. Più o meno sempre lì, però l'immagine ha una qualità maggiore. Siccome a me interessa il verde,
insomma, diciamo che mi può bastare così. Ok? Notate che qui è lineare, volendo così vedo solo o, che magari è più comodo, così è logaritmico, ma tutto sommato va anche bene lineare. Ok? Quindi qui va bene. Ora, stavamo dicendo, eravamo a size relativamente al binning. Ecco, vedete, host performance not enough for actual settings. Do you want to open? No, ce lo teniamo per così. Okay. L'unica cosa che possiamo fare è magari ridurre ulteriormente la dimensione, perché se noi riduciamo ulteriormente la dimensione, chiaramente lo facciamo lavorare di meno. Ok? Qua, così. Naturalmente, eccolo qua. Eccoci qua, qui siamo sempre nel centro, più o meno, vedete? In realtà, sai che qui ci stiamo spostando di pochissimo perché... Vediamo se mi riesce qui di andare nel centro. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Allora, stavo dicendo, a questo punto vedete che utilizzando una region of interest di poco più di un megapixel circa, però con la risoluzione originale, quindi ho preso soltanto i pixel centrali, mi posso permettere di andare in RGB a 12 pixel, scusate, 12 bit per canale. E infatti vedete che il mio istogramma mi va da 0 a 4095. Ok, andiamo avanti. A questo punto... Vedete che qui il bilanciamento del bianco non è tanto buono, cerchiamo di migliorarlo. Allora, vediamo un po', eccolo qui. Oh, sì, va bene, Adobe RGB, va bene. Allora, vediamo un po', sì. Eccolo qua, vedete? Vedete che sta pian piano diventando più bianco correttamente. Quindi vuol dire che se io aumento la temperatura colore, vedete che mi diventa giallastro perché non corrisponde. Allora, notate che anche che quando io cambio il bilanciamento del bianco cambia anche l'istogramma, vedete? Quindi questo significa che, per esempio, se io faccio così, chiaramente non va tanto bene. Quindi io, per assurdo, per avere un buon bilanciamento del bianco dovrei avere il rosso, il verde e il blu assieme. Mi accontento di avere il rosso e il verde. Ecco qua, vedete? Che è a posto. E adesso vado a spostare anche l'istogramma un po' più a destra. Eccolo qua. Perfetto. Ok? Quindi a parte il blu che non mi piace, che non va tanto bene, l'immagine è buona. Adesso proviamo a mettere a fuoco meglio. Eccolo qua. Quindi procediamo, completiamo con questo. Con l'analisi. Allora, abbiamo visto info, camera, image, abbiamo visto come fare a selezionare il guadagno, come fare a selezionare il bilanciamento del bianco, come trovare e individuare solo una regione di interesse che a noi può servire o non servire. Notate che qui siamo a ingrandimento 2 a 1, quindi vuol dire che il pixel è raddoppiato. Poi abbiamo il formato. Ecco, allora vi stavo dicendo, questo è in RGB. Ed è il debayering, viene fatto qui in software, normale oppure alta qualità. Vedete che ce la fa. Okay? Però vedete cosa succede se io metto in buyer. Vedete che cosa succede? Qui si vede molto chiaramente che ci sono dei punti che corrispondono ai vari dettagli. Vediamo se mi riesce di visualizzarlo ulteriormente. Allora, no, non voglio questo. Allora, scusate,
Questo è sempre l'istogramma. Ecco, comunque, indipendentemente da questo, vedete che cosa succede? Vedete? L'RGB, che in realtà non è più un RGB per il semplice motivo che viene gestito tramite il dewiring. Ok? Poi questo lo possiamo chiudere. E questo per esempio serve a vedere una linea, vedete? Eccolo qua, vedete? Questa è la linea, ecco, come potete vedere la linea è soggetta all'aumentare della frequenza spaziale, vedete? Ecco, guardate, questo è molto interessante, vedete? La frequenza spaziale aumenta, vedete? La frequenza spaziale aumenta e quindi la distanza, adesso qui non è esattamente così perché è inclinato, no? Però, man mano che qui oggettivamente aumenta la frequenza spaziale, vedete che si riduce l'ampiezza picco picco proprio perché l'MTF si abbassa. Okay? Si può fare anche in verticale. Però, quello che volevo ancora farvi vedere, finiamo però l'analisi di questo. Ecco allora, quindi questo è non demosaicizzato, se io invece faccio così è demosaicizzato. Ricordo che così è non privo di demosaicing, mosaicing, lo possiamo anche fare così, e vedete che questo è l'istogramma corrispondente. È un po' sporco perché appunto sono i pixel relativi di rosso, verde e blu. Poi abbiamo colore, volendo qua, perché uno volendo può fare delle correzioni sul colore. LUT. Qui non ci interessa, vedete? LUT sta per lookup table, serve a mappare i colori in modo opportuno. Però, come diceva giustamente qua, come dice giustamente qua, qui stiamo usando dati di tipo raw, per cui la lookup table non serve, va bene. Poi miscellaneous, questo vedete è la correzione dei pixel caldi, perché tutti i sensori hanno dentro di sé degli errori, ok? E quindi possono venire mappati opportunamente. Vedete, questo è l'I2C, cioè il base 2C. Questo è l'auto white balance, okay? Vedete che io qui l'avevo, in questo caso non ha senso perché siamo in RAW, e quindi è messo su off, è quello che abbiamo prima toccato. AES, auto exposure, AGC, auto gain. Se io clicco qui sopra, lui cerca di ottenere il risultato migliore. Infine input-output, vedete qui non ci interessa particolarmente, questi sono i settaggi del GPIO, serve ad esempio per gestire il trigger, la seriale e quant'altro, come potete vedere sono moltissimi comandi. E questo menu, sottomenu, è esplicito per il trigger, vedete ci sono, c'è il trigger software, invece c'è quello hardware, failing edge, rising edge, io volendo potrei utilizzare un generatore di segnali per produrre un segnale. E a ogni risalita oppure caduta del fronte, la telecamera scatterebbe una fotografia. Okay? Bene, allora io però volevo ancora farvi vedere una cosa importante. Allora, no, non era questo. Sì, torniamo sul format. Non voglio più il RAW, mi volerei questo. Ok. Bene. Vedete che stiamo andando a 59 megabyte al secondo perché stiamo prendendo un pezzo molto piccolo di immagine. Poi questo non ci serve più. Ok, adesso guardate qua. Questo è interessante. Vedete? In questo caso è a colori. Aspettate un attimo perché non riesco a fare quello che volevo fare, ma comunque vabbè. Allora, scusate.
Allora, guardate qui. Adesso io metto a fuoco col meglio che riesco. Sta andando a fuoco. Scusate. Scusate ragazzi, anche qua è successo qualcosa. Ah, ecco qua. Combinato pasticcio. Oh, non riesco a capire. Hola. Hola, ce l'ho fatta. Allora, vedete, questo è aliasing, perché naturalmente, vedete, sono delle figure che non esistono, perché se la risoluzione fosse sufficiente, qui andrebbe fino in fondo. Però quello che volevo farvi vedere era un'altra cosa. Vediamo se riesco a ottenerlo. Ecco, ci sono riuscito. Allora, guardate qui. Le barre è lievemente sfocato, eh? Allora, questa barra è nera. Vabbè, nera, cosa vuol dire nera? Significa che è più scura, perché questa qui il vetro, il cristallo è trasparente, qui è ricoperto di metallo sostanzialmente. Ora, proseguiamo una di queste barre. Oh, qui è successa una cosa strana, perché la barra che era nera è diventata chiara e il suo, diciamo, compagno, diciamo, il bordo, la parte che c'è tra una barra e l'altra, che prima era chiara, adesso è diventata scura. Quindi questo che prima era la parte scura del ciclo, e questa era la parte chiara, seguendola, qui è diventata la parte chiara e qui è diventata la parte scura. Cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo vedendo la PTF. Allora, vi ricordo che la OTF era uguale a MTF più J è PTF, più EJ è PTF. Ok? Vi ho anche detto che normalmente la PTF è insignificante o comunque la possiamo trascurare. Normalmente, in queste condizioni non è vero. E quindi vedete che qui noi abbiamo, vedete che l'immagine sembra parzialmente deformata e si ha questo PTF, cioè phase transfer, e induce un cambiamento di fase per cui quello che era scuro diventa chiaro e viceversa. Ok? Aspettate un attimo perché. Ah, forse ho capito dov'è il problema. Il problema è nel transfer rate. Perché vedete, io qui ho voluto esagerare. Torniamo pure qua. Poi, diciamo così. Vediamo un po' se mi riesce adesso. Ecco qua. Ok. Va bene. Bene, quindi vi stavo dicendo che qui invece il phase transfer function non c'è più. Questo è aliasing colorato, vedete, perché vedete che ci sono dei colori che normalmente non ci sono. Ok? Bene. Infine, ultima cosa. Dopodiché chiudiamo. Quindi questa era la mira cosiddetta stella di Siemens. Adesso, giusto per dare un'idea di quello che è in grado di fare questa telecamera, grazie ai pixel che sono estremamente piccoli, prendiamo la mira che avevamo visto la volta scorsa. Scusate,
Caspita. Temo di aver rigato la mira. Vabbè. Come tanto ormai è fatta. Ok. Allora, ingrandiamo e mettiamo a fuoco il meglio possibile. Perfetto. Allora, qui che cosa riusciamo a vedere? Aspettate, forse. Adesso ho capito forse il problema. Eccolo qua. La giro così, è più facile da vedere. Vi ricordo che c'è sempre il problema dell'ombra, vedete, ci tocca rimettere a fuoco perché il minimo spessore di differenza è sufficiente. Vedete che qua con un po' di buona volontà possiamo immaginare di riuscire a vedere la 4.6. La 4.6 io vado a vedere sul datasheet e 4.6 c'è scritto 28,5 coppie al millimetro. Significa che stiamo guardando 60 linee al millimetro, cioè un sessantesimo di millimetro, cioè pochi micron. Ok? Bene, però la cosa interessante, l'ultima cosa che volevo farvi vedere non era questa, ma allora adesso noi facciamo una cosa, qui andiamo qui e facciamo perché facciamo non gain ma exposure auto. Ok, adesso vi spiego perché ho messo auto. Perché adesso vedete io qui in automatico. Benissimo, è a fuoco, direi che è a fuoco. Adesso io cosa faccio? Cambio il diaframma. Notate che adesso l'obiettivo è tutto aperto, è completamente aperto. Adesso guardate cosa succede, vedete che qui è tutto aperto, l'ho chiuso leggermente, sembra quasi lievemente migliorato, vedete? Sto continuando a chiudere, la quantità di luce che passa rimane costante perché il controllo automatico dell'esposizione compensa, l'esposizione ovviamente è diversa. Io sto continuando a chiudere, adesso sono F2.8. Ecco qua. Allora, sembra che non riesca più a compensarlo. Lo facciamo compensare a mano. Ecco qui, così. Ecco. Vedete, scattava troppi fotogrammi e quindi non ce la faceva più a compensare. Vedete che siamo saliti a 129, scusate, 81 millisecondi di tempo di posa. Chiudo ancora il diaframma. Siamo a F16, aspettate che devo ancora compensare. Vedete il tempo massimo di posa con questa telecamera è un secondo. Vedete che sta compensando. Ora, quindi più o meno l'istogramma è sempre lo stesso. Vengono scattate fotografie da circa 500 millisecondi. Vedete 454. Ora vedete che l'immagine adesso è incredibilmente scadente. Eppure vi assicuro che io la messa a fuoco non l'ho toccata, siamo a F16. Adesso io riapro un pochettino, metto a F8 circa. Vedete, lui adesso ci pensa un po' su, perché ovviamente il controllo dell'esposizione è un po' lento perché lui va a un fotogramma al secondo. Quindi vedete che sta scendendo, vedete 363. 287, vedete che sta cambiando il tempo di posa. Comunque già si vede che l'immagine è più nitida. Siamo a F8. Ok? Adesso io mi posso permettere qua di aumentare un pochettino. Ecco, così andiamo a 4.8.
15 fotogrammi al secondo, che è un po' più reattivo, e adesso apro ancora. Adesso sono a F4. Vedete che l'immagine è diventata molto più nitida. Adesso io apro completamente. Vedete che l'immagine è diventata più nitida e poi lievissimamente peggiorata. E il meglio probabilmente è qua, F2. Quindi questo significa che quanto più è grande l'obiettivo, quindi quanto più grande il foro da cui passa la luce, tanto più è nitido il sistema. Ok? Quindi quanto più è basso l'indiaframma. Tuttavia non è completamente sempre vero, questo perché vi sono dei casi in cui, e questo ovviamente è uno dei casi perché è un caso abbastanza standard, vi sono dei casi in cui l'obiettivo non si comporta ugualmente bene in, a tutte le lunghezze, quindi a tutti i diaframmi sostanzialmente. Va bene, direi che con questo abbiamo terminato. Nel secondo blocco di oggi vedremo ancora altre cose, però direi che con il discorso della telecamera abbiamo terminato.